Sottoportashow speciale calciomercato, settimo ed ultimo appuntamento, sempre con il sottoscritto Raffaele Russomanno in conduzione e anche in compagnia di Francesco Bevacqua e Angelo Angelotti del Napulegno. Allora, ragazzi, ci dilunghiamo ancora un pochettino, facciamo i tempi supplementari, ecco, in compagnia vostra. E, beh, abbiamo ascoltato pure questo bel pezzo, spero che vi sia piaciuto. Nel frattempo, in questo consueto break, credo abbiate avuto modo di dare un'occhiata ad anticipi e posticipi, che magari posso anche riformulare, ecco, a beneficio di chi ci sta, di chi ci sta ascoltando, così insomma ci facciamo tutti quanti un'idea sicuramente un pochettino migliore, perché poi fra l'altro in tutto ciò il Napoli giocherà solo una partita alle 15 e quella di Napoli-Roma, fra l'altro di sabato 15, quindi sabato 15 ottobre alle 15. Però vado a ricapitolare e mi date anche un vostro giudizio. Allora, cominciamo da sabato 10 settembre alle ore 20:45 Palermo-Napoli. Vogliamo anche chiaramente un parere dagli ascoltatori 392 61 65 224 oppure Facebook, Twitter ed Instagram, oppure potete ecco, inviarci un'email a radionofrontiere@gmail.com. Allora, dicevo, sabato 10 settembre alle 20:45 Palermo-Napoli. Vado veloce per elencarle tutte. Sabato 17 settembre, ore 20:45 Napoli-Bologna. 24 settembre, sempre di sabato, alle 20:45 Napoli-Chievo. Sabato 15 ottobre, alle ore 15 Napoli-Roma. Sabato 29 ottobre, quindi data da segnare in rosso, ore 20:45, sabato 29 ottobre, Juventus-Napoli. Sabato 5 novembre, ore 20:45, Napoli-Lazio. Sabato 19 novembre, ore 18, Udinese-Napoli. Lunedì 28 novembre, ore 19, Napoli-Sassuolo. Venerdì 2 dicembre alle ore 20:45 Napoli-Inter, ultime due di dicembre. Domenica 11 dicembre alle 12:30 Cagliari-Napoli e il 18 dicembre, ore 20:45 di domenica, Napoli-Torino. Quindi queste sono tutte le anticipi e posticipi che chiaramente sono dettati da logiche di Coppa Europea. Allora, chi risponde prima? Francesco o Angelo su questo anticipo? Sarebbe interessante vedere anche il calendario della Champions a questo punto, per È vero, capire è vero, è come vero. si incastra poi, dove si incastrano le partite più importanti, ecco. Cioè Palermo, tra Palermo-Napoli e Napoli-Bologna, immagino che non ci sia la Champions, giusto? Con la Non vorrei prossima sbagliarmi, ma giornata. credo che tu abbia ragione. Mi mobilito, cerco anch'io qualche cosina tramite il web, perché ora ricordarsele a memoria è un po' tosta, ecco. Diciamo che così, guardando solo la carta, settembre dovrebbe essere tranquillo, a Dovrebbe, discanso. fra virgolette, essere tranquillo, ecco. Perché abbiamo Palermo-Napoli, Napoli-Bologna, che è sempre una partita. Gioca ancora quello lì, quel greco lì? No, non c'è più. Ah, no, con E no, 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 per No, fortuna no, se n'è andato da parecchio. quindi dovrebbe essere tranquillo. E poi c'è Dovrebbe. Napoli-Chievo, che pure insomma dovrebbe essere tranquilla. Quindi settembre dovrebbe scivolare tranquillo, Dovrebbe insomma. scivolare tranquillo. Allora, ecco qua, c'ho il calendario della UEFA Champions League. Allora, martedì 13 settembre c'è Dinamo Kiev-Napoli alle 20:45. Diamo tutte per scontate che sono alle 20:45. Allora, martedì 13 settembre le vado ad elencare tutte quante. Dinamo Kiev-Napoli, quindi la prima in trasferta. Allora, questa è la prima della prima settimana. Allora, la seconda settimana di Champions, Napoli-Benfica di martedì 27 settembre. Quindi Poi abbiamo la Dinamo tra Palermo e Bologna sì, e il Benfica tra il Chievo e la Roma. esattamente. Quindi queste sono le prime due gare. Ora vado a quella di martedì 18 ottobre. Anzi, no, pardon. Chiedo venia, mercoledì, scusa, il Napoli-Benfica, mercoledì 28 settembre, quindi c'è una piccola modifica, vabbè, insomma, più o meno cambia poco, ecco, diciamo, dai, cambia solo il giorno. Quindi Napoli-Benfica è di mercoledì 28 settembre,
terza settimana, Napoli-Besiktas, mercoledì 19 ottobre, là si intensifica invece. La dimentichiamo perché ce l'avremo tra la Roma e poi più in là una partita successiva con la Juventus, in pratica. Sì, credo proprio di sì. Allora, poi il 1° novembre c'è Besiktas-Napoli, quindi il ritorno dopo la gara in casa. Tra la Juve e Martedì, la Lazio. esatto. Mazza che memoria che c'hai, ti invidio. Vabbè, No, che c'è un amico che mi ha mandato su Messenger il un calendario, per amico, quello. diciamo, sì, vabbè, è in comune, credo. Vabbè, lascia. Vabbè, ma che ci teniamo tutti quanti? Va bene, allora, dicevo. Quarta settimana, vabbè, martedì 1° novembre, Besiktas-Napoli. Quinta settimana, che è il mercoledì 25 novembre, Napoli-Dinamo Kiev. L'ultima, quindi dei gironi, è precisamente martedì 6 dicembre con Benfica-Napoli. Quindi, insomma, credo di Subito, essere. subito dopo l'Inter, cioè questo, poi faccio parlare Francesco, l'ultima cosa Certo, voglio dire, certo. in questo modo abbiamo dimostrato che questa parte, il giorno prima della chiusura del calciomercato, che si giocherà praticamente partite importanti una alla settimana, anzi Sì, decisamente. quasi due alla settimana. Allora, prima Francesco diceva, io sono convinto che Napoli ha fatto un buon mercato, no? L'ha detto prima. Io penso proprio per questo motivo, cioè per guardare il calendario in maniera integrata tra la Champions e la Serie A, il Napoli non ha la squadra per reggere questo ritmo. Cioè, parliamoci chiaro. A chi gioca davanti? La partita intrasettimanale è una il sabato, la domenica. Questo sarà così dal 17 più o meno. Dal ritorno del campionato. Dal 17 settembre fino a dicembre. Cioè, ragazzi, noi non ce l'abbiamo la squadra per se, torniamo sempre al discorso dell'anno scorso. L'anno scorso però non c'eravamo la Champions. Ma come Esatto. facciamo in più in tutto ciò, a gennaio se ne vanno Koulibaly e Gullam. Per Allora un mesetto, sì. stasera il presidente deve guardarsi i due calendari e capire che deve mettere mani al portafoglio onde evitare figure e figurelle che, bene o male, accadono, ma non perché per sfortuna, per gli altri, ma per una questione proprio fisica dell'essere umano, del calciatore che gioca nella squadra che non può affrontare un calendario del genere. Serve una squadra Qualcosina credo sì, vada fatta ancora in queste ultime ore di calciomercato, poi tireremo completa. Oggi però, come si le diceva prima, se la sensazione di Francesco era giusta, mi auguro di no, noi ci troveremo comunque adesso con una casella dietro da rintuzzare e io sono convinto anche che si serva un portiere che non abbia problemi fisici. Esatto, io sono d'accordo. Purtroppo noi non abbiamo, cioè, mi dispiace dirlo così brutalmente, ma noi non abbiamo la squadra per fare tre competizioni. Io E la il Coppa Italia proprio centrocampo. non l'avevo considerata proprio, per me può giocare pure Giaccherini. Non l'avevo proprio, però per il resto Ma questo quindi per voi qual non è, secondo tutti e due, l'obiettivo stagionale? Considerando che comunque la Champions è chiaro che vincerla sarebbe un sogno, ma è molto molto difficile. E quindi campionato Coppa Italia o tutte e due, senza snobbare niente? dico a questo punto provare a vincere la UEFA. Ah, tu dici Serie Siviglia. Io sono da 3 anni che dico che il Napoli deve puntare a vincere seriamente la Coppa UEFA, perché è una competizione che ti fa crescere, ti dà notorietà a livello europeo ed è alla portata del Napoli. Però per De Laurentiis è una coppetta, ma De Laurentiis non capisce, segue il calcio da 10 anni, non, prima non seguiva l'Ippica o non so che cosa. Però la Coppa UEFA è una competizione europea alla portata del Napoli che dà lustro, non dà tanti soldi, è vero, ma dà lustro, ti dà un prestigio internazionale, ti dà quell'appeal che ti consente di evitare tanti rifiuti come ne abbiamo avuti in questo calciomercato. Mm. Sì.
Ok, visto che prima lo citavate in causa, il buon Valterone dice che, secondo lui, Maksimovic non esclude Krejcik, che poi fra l'altro sempre la stessa Radio Kiss Kiss Non ho diceva capito chi l'ha detto, questo. De Maggio, Quello Valterone, Valterone. dell'Ariel, quello di Campioni, ho Sì, quello di capito. Campioni. No, secondo me cioè, sì, non esclude assolutamente no, ripeto, il che avvalorerebbe la tesi di Francesco secondo cui perderemmo Albiol. Beh, insomma, seguendo, diciamo, una logica, beh, sembrerebbe, ecco, diciamo, rincorrendo queste voci, sì, direi potrebbe essere, però non so quanto A sia meno che opportuna. Krejcik Allora, non deve sostituire Goulam, non so. certo, no, infatti, io su Albiol però ho una mia idea. Io l'avrei ceduto, ma non oggi, l'avrei ceduto notevolmente prima, chiaramente, perché in un modo o nell'altro comunque 12 milioni ti potevano comunque entrare in saccoccia, e ora molto probabilmente, se non ci sarà rinnovo, perché ricordiamo, Raúl Albiol è in scadenza con il Napoli, non vorrei sbagliarmi, o comunque sia, non c'è Sì, più voglia di esattamente, rimanere, quindi a parametro zero. andrebbe via a parametro zero Ma l'anno prossimo, sì, l'anno prossimo a 31-32 anni, ecco, insomma, poi io non lo cederei, però insomma, se, a meno che non ci siano veramente movimenti strani sotto traccia in queste ultime ore, io personalmente non mi priverei di un elemento di esperienza come Albiol, che ogni tanto si sì, commette qualche errore, ma è umano, non è, ecco, diciamo, né Sergio Ramos né Hummels, ecco, tra l'altro intenderci. al suo Albiol c'è anche una bella storia da raccontare, perché se non sbaglio lui ha una patologia che poi ha superato, non mi vorrei sbagliare, non so se il diabete o quale altra, quindi è un esempio anche, insomma è uno di quei calciatori che sono anche d'esempio per i ragazzi, per chi si avvicina al calcio, è un uomo, un giocatore su cui non si è mai detto nulla, non ha mai detto una Un parola fuori professionista posto, esemplare, insomma. assolutamente. Esatto, è uno di quelli che sani, ecco, di quei calciatori che sono il volto sano dello sport e del Il calcio, cosiddetto ecco. ritratto della salute, ecco, diciamo, da questo punto di vista. Sì, io non vorrei dire una stupidaggine, però se non sbaglio lui aveva una patologia che ha superato, comunque gli consente di giocare comunque a calcio ad altissimi livelli, ecco. Beh, insomma, beh, se ora ti dico la verità, mi sfugge questa cosa, però. Francesco sta su Google, cerca un attimo questa, non Esatto, so esatto, quale mi sto sia, no? cercando, anche perché è appena uscita la notizia del mandato per l'intermediario per Rodrigo Caio. Allora Allora, c'era la sì, infatti. notizia Eccoci qua. che di un mandato per trattare con il Napoli Rodrigo Caio, Però leggo anche che ex questa cosa. Sì, calcio eccolo qua, insomma, no, ce l'ho anch'io sotto mano. Sì, però il Napoli valuta se fare questa operazione in prospettiva. Quindi potrebbe anche non essere, diciamo, un'operazione nell'immediato, ecco, almeno da quanto leggo, ecco, da questo punto di vista. Quindi staremo a vedere che cosa ne vorrà Intanto fare il Napoli. per chiuderci su quello che diceva Angelo, ha ragione perché Albiol ha subito un grave incidente quando è andato a giocare al Getafe e ha passato alcuni giorni di rianimazione e non ha più la milza, quindi Ah, ecco, quindi ecco, qualcosina. vedi, mi ricordavo che c'aveva, cioè è un po' come la storia di Acerbi anche, no? Sono quelle storie che fanno bene perché questi sono ragazzi che poi insomma, giocano anche ad alti livelli, il che ti dimostra che anche con delle menomazioni o comunque non al 100% della funzionalità, però giocano ad altissimi livelli, quindi sono anche esempi di speranza per tante persone.
Assolutamente sì, anzi, hai fatto bene a citare questa cosa. Ti dico la verità, mi era sfuggita, anzi, deve essere solo un bene per chi si approccia al pallone. Per quanto mi riguarda, io ho già desistito da molto tempo perché gli effetti del portiere, per quanto mi riguarda, sono davvero disastrosi, ecco, da questo punto di vista. Quindi, bah. Anche che te li fa apparire più come degli uomini, che te li Ah umanizzano sì, in un certo certamente, senso. certamente. Ci sono tante storie, per esempio quella di Acerbi permessa a Dinali, perché è un giocatore che si era anche fisicamente trasformato fisicamente, e tornare a giocare a quei livelli. Acerbi è un difensore che a me piace tantissimo, mi piaceva anche quando era ai tempi della Regina, ai tempi del Chievo. Sono delle cose che ti fanno apparire più per gli uomini che sono, e sono, sì, alla fine sono belle storie. E poi Albiol è sempre stato un esempio di correttezza e di professionalità, e mi dispiacerebbe anche che poi non riuscisse a diciamo, come dire, a realizzare il suo desiderio, che alla fine è quello poi di tornare a casa. E secondo me il suo desiderio è molto forte. Vedremo domani cosa succederà. In ogni caso volevo rispondere solo alla questione degli obiettivi. Vai. Io sono d'accordo con Angelo. L'obiettivo è, sì, il problema è che andare in UEFA significherebbe arrivare terzi nel girone, perché se poi il girone lo vinci o arrivi secondo, in UEFA non ci vai. No. Quindi non lo so, questo c'è un problema per quanto riguarda la UEFA, però secondo me i reali obiettivi societari sono superare il girone, arrivare agli ottavi di finale per avere poi quel rientro economico, quel ritorno Sì, economico sì, nel sì, sì, passaggio sì. del turno, e provare a giocare contro una seconda classificata, magari di un girone non eccezionale, e poi magari arrivare di nuovo in Champions l'anno prossimo, aspettando quel 2018, quando, cioè, alla Quando ci fine sarà non il ci cambio possono essere più rivoluzionario, obiettivi a certo. 2 anni. E poi io penso che il Napoli ormai sia stabilmente nelle prime 3 del campionato, 3-4 del campionato, quindi non avrà Quello difficoltà sì. in futuro a piazzarsi insieme a Inter, Ecco, per Roma e dire, ecco, Juventus. se tu in futuro ti piazzi quarto, ecco, può In essere Champions ci vista vai lo stesso, insomma. esattamente, quindi potrebbe essere vista come una stagione comunque tutto sommato positiva e non fallimentare come potrebbe essere in questo caso, o addirittura se arrivi terzo, abbiamo visto che è più Europa League che Champions League, l'ha dimostrata la Roma, purtroppo anche noi, l'Udinese che poi aveva preso l'Arsenal, quindi con tutto il rispetto per l'Udinese, ma era già, diciamo, spacciata. L'unica a passare il turno fu il Milan, che non a caso è quella che ha vinto poi più Coppe Campioni, ecco, diciamo, per quanto riguarda le Certo. italiane. In tal senso, ragazzi, prima di salutarvi e ringraziarvi, beh, innanzitutto vi ringrazio perché mi avete sopportato per quasi un'ora e mezza, no, ed è tanto, vi posso assicurare. C'ho un'ultima curiosità in tal senso. Riguarda appunto le coppe europee. Ma sapendo che ci sarà questo cambio dal 2018, tutte le italiane, quindi Napoli compreso, anzi Napoli in sé per sé avete già risposto, ma anche le altre italiane, secondo voi si impegneranno? Eviteranno altre figuracce nelle coppe europee? Prima tu Angelo e poi Francesco. Ah, già da quest'anno dici? Sì, già da quest'anno. Ma secondo me non eviteranno proprio nulla. Cioè, sentire il presidente come si approccia già alla Coppa UEFA, cioè, si fa sempre la gara per andarci in Europa, poi puntualmente ogni giovedì, quando si gioca la Coppa UEFA, continua a chiamarla Coppa UEFA, non senza motivo, puntualmente schierano le seconde o le terze linee, che puntualmente fanno la figuraccia contro la terza squadra del giro del campionato lituano, Certo. piuttosto che di quello kazako, e finisce così. C'è pure da dire un'altra cosa, Sì. che noi siamo usciti a suo tempo col Dnipro per considerazioni di natura geopolitica più che per demeriti sportivi.
perché lì poi bisogna andare a vedere tutta la storia di Platini e quello che gli è Buonanotte, stato dietro. Platini, buonanotte. Quindi, cioè, al netto di considerazioni di natura calcistica e geopolitica, io credo che le squadre italiane continueranno a fare le solite figuracce. Del resto le hanno fatte anche la Roma ha fatto una figuraccia clamorosa, quindi nella partita più importante che aveva del campio della sua stagione quest'anno, la prima più importante, ha fatto quella figuraccia. Quindi io sinceramente sono molto molto pessimista, perché se no non ci trovavamo il Sassuolo quest'anno in Europa League. Con Insomma, tutto il rispetto per il andiamoci piano. Sassuolo, che è comunque una bella favola. Con tutto il rispetto per il Sassuolo, e io, così come ti ho detto tempo fa, il Sassuolo tempo 4-5 anni, se continua a essere squinzi il presidente, sarà il Parma di Tanzi, diventerà una realtà paragonabile a quel famoso Parma di Tanzi che vinse in Italia un po', come in Europa, insomma, Fece anche la sua bella figura, è chiaro, certo. guardate, il Sassuolo di Tanzi è la dimostrazione che quando ci sono alle spalle delle società forti, strutturate, con tanti soldi, e soprattutto con una strategia e una programmazione seri, sono delle squadre che lentamente, nei famosi quinquenni, poi danno i risultati. Noi siamo ancora nel quinquennio che non si capisce quando finirà il quinquennio. Ma Questo è il problema. il quinquennio che Comunque, verrà, ecco, diciamo. un quinquennio eterno. Comunque, secondo me, ti ripeto, per chi giocherà in Europa League saranno le solite figuracce. Nessuno me lo toglie dalla testa. Quindi da questo punto di vista è una manna dal cielo la nuova Champions League. Apposta l'hanno fatta. Francesco, tu che ne pensi? Allora, io penso che io credo che questa nuova Champions League sarà la morte del calcio a Napoli, nel senso, per quanto riguarda gli obiettivi di vittorie, perché purtroppo per noi tifosi, sapendo com'è andata la situazione con la Champions a 2 a 3 posti, non possiamo aspettarci che con la Champions a 4 posti noi andremo a lottare per lo scudetto. Questo mi dispiace molto, dico, e mi fa a parlare di quello che sta diventando il calcio, nel senso che comunque non è una lotta alla vittoria, ma è una lotta comunque a Al entrare guadagno. al guadagno, entrare È in delle vero. competizioni. È una cosa che Napoli ha capito molto bene e sta facendo molto bene, cioè comunque è un obiettivo, non si può dire di no. Però purtroppo a pagare sono i tifosi, perché noi comunque pagheremo gli stessi soldi, più soldi ogni anno per le pay TV, pagheremo più soldi per gli stadi che dovranno ospitare partite internazionali, ma viene a mancare quel presupposto che poi alla fine è fondante dello sport, cioè l'agonismo, il giocare per la Certo, vittoria. certo. Sarà anche per questo se, ecco, vince un Leicester, fa una bella figura all'Europeo, l'Islanda, c'è comunque soddisfazione, nonostante magari non è la propria squadra del cuore, però dice c'è quel romanticismo che ti Certo, conquista. però bisogna anche dire che il Leicester vince perché ha più o meno gli stessi introiti che ha non dico un Manchester City o un Manchester United, ma comunque in linea tutta la Premier League con degli Certo, incassi che no, perché hanno altre grandi nel squadre. campionato, ecco, diciamo inglese, può risultare Sì, a una delle parte, il piccole, campionato e in Italia a parte. invece no, perché avrebbe un fatturato diverso, ecco, Ma non solo, insomma. a riprova di questo c'è anche il fatto che comunque l'Inghilterra, in quanto nazionale, va a fare gli europei, i mondiali, e fa una brutta figura, perché c'è vera competizione in Premier League e i giocatori arrivano poi a fare le competizioni internazionali, come i mondiali e come gli europei, completamente spompati, cosa che magari in Italia non succede, perché le ultime 10 partite prima degli europei gli allenatori cominciano a non far giocare questo, a quell'altro, i mal di pancia, i polpacci gonfi, perché si deve andare a giocare ai mondiali, si deve andare a giocare all'europeo, e questo non succede. Cioè, in Italia si continua a dare una grande importanza a queste competizioni internazionali, meno alle competizioni, diciamo, allo scudetto, che sembra ormai una storia che può riguardare solo la Juve, meno alle competizioni internazionali, e
anche perché come la Champions League, che comunque è appannaggio soltanto della Juve, e questa è la situazione, Sì. purtroppo. Quindi andremo solo a peggiorare con le quattro squadre, noi personalmente il Napoli, e andremo a peggiorare perché non ci saranno più tanti investimenti, perché tanto il posto ce l'abbiamo garantito. E mi spiace che sia avvenuta questa cosa, lo dico molto sinceramente, anche perché la UEFA perderà ancora di appeal, e a me la UEFA è una competizione che proprio mi fa impazzire, è troppo bella. Ricordo veramente Parma in Coppa UEFA, seguivo con molto interesse le gesta del Parma e mi innamorai di quella squadra che giocava in Coppa UEFA, anche perché allora non ce Se l'abbiamo, ricordate, fece avevamo. bella figura anche però questo in Coppa delle Coppe, il Vicenza di Guidolin, per Appunto, ecco. dire, Ripeto, il Sassuolo sarà quello. Io sono convinto che ripercorrerà la stessa strada fatta, perché ripeto, sono società serie di gente che fa impresa in maniera programmata, pianificata, non estemporanea. Io sono d'accordo con quello che dice Francesco, ed ho sempre più paura che il calcio stia diventando una sorta di wrestling, no? Di show fine a se stesso, Eh sì. dove oggi deve vincere Tizio, domani deve vincere Caio, e alla fine ti fa pensare male pure sulla vittoria della squadra sconosciuta a tutti, ti fa pensare pure sul passaggio del turno dell'Islanda, ti fa pensare E la non vittoria di dovrebbe Zlek. essere così invece. Com'è? E Non non dovrebbe, dovrebbe. però alla fine vedi tante cose strane, no? E te l'ho sempre detto, che immagino sempre una realtà parallela dove quest'anno hanno stabilito, dice dateci date, il Napoli darà i play-in alla Juve, però la Juve non vincerà lo scudetto. Perché sono delle scelte talmente fuori dalla logica dell'agonismo, no? Che poi il sale dello sport, che finisci per credere che siano fatte per generare business e basta, cioè spettacolo fine a se stesso, un po' ripeto come il wrestling, no? Beh, Così. lo dice un Eppure, appassionato del wrestling, fra l'altro, in tutto ciò. appunto, questo volevo dire, alla fine comunque in controtendenza il wrestling non è che perde ascolti o perde anzi. No, anzi. Sviluppo un merchandising notevole e tutto il resto, quindi alla fine probabilmente ci hanno ragione loro. Beh, poi questo lo si vede, sembra proprio di sì, poi questo lo vedremo, come si dice, cammin facendo. Facendo. Ragazzi, io voglio ringraziarvi per questa oretta e mezza in compagnia vostra. Abbiamo, credo, sviscerato di tutto e di più dal calciomercato, sulle partite, e continueremo a farla anche poi, chiaramente, quando riprenderà il campionato. Noi, appunto, ci rivediamo ci risentiamo il 9 di settembre, quando ritornerà sotto porta show del venerdì. Io voglio ringraziarvi, è stato davvero bello e sono convinto che anche gli amici ascoltatori si saranno divertiti, ecco, diciamo, o comunque si Io vi avranno do appreso tutti qualcosa quanti in più. domani do tutti quanti appuntamento alle 11 fuori all'hotel Vesuvio. Mi Ci vediamo raccomando, là. ragazzi. Quindi possiamo dire ho visto Angelo, ho visto il Napoligno. Fate voi, create un hashtag appropriato. Ragazzi, grazie per questa bella chiacchierata. Alla Grazie, prossima. ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Francesco, ciao Raffaele, Ciao, ciao ci vediamo a tutti, alla buona finestra. serata. Ciao ragazzi, Ciao, grazie. ciao, ciao.